In diretta dalla Biblioteca Nazionale di Roma, nello spazio Book Sprint Edizioni, diamo il benvenuto a Claudio Borghello. Benvenuto, Claudio. Buongiorno. Allora, parliamo di un posto bello che non conosco, ma che sicuramente adesso tu mi farai sognare. E parliamo di Barenon, e quindi la valle di Barenon. Eh, un posto a te molto caro perché tuo padre era il guardiano della valle e da lì la tua conoscenza eh, approfondita anche perché tuo padre ti portava in vacanza lì. Sì, abbiamo unito l'utile Dilettevole perché mio padre per un periodo di due anni ha fatto il guardiano di questa valle da pesca che si chiama Valle del Barenon e, e che è tutta sull'acqua tranne questa isola. Dove c'è il vecchio casone, ormai diroccato già all'epoca, e un nuovo manufatto dove ci abitava il guardiano della valle, e appunto unisce l'utile direttevole portandoci in vacanza durante quelle due estati, con tutta la famiglia, io e i miei due fratelli e mia madre. E viviamo lì questa, questa vacanza avventura in un posto assai difficile da vivere. Insomma. Ecco, diciamo dove ti devi inventare un po' la giornata, no? come trascorrerla. Sì, eh, tenendo conto che è un'isola non grande perché sarà un'isola da dimensioni circa 50 per 100 metri, per cui non è un'isola un assolutamente grande, eh, dove c'è l'acqua, perché c'è una pompa che riesce a portare l'acqua potabile. Freddissima, ma non c'è riscaldamento, non c'è luce elettrica, il bagno fuori dalla casa e in mezzo alla laguna dove, appunto, c'è tanto, tanto pesce, tanta acqua, tanti uccelli e anche altre, altri animali più o meno, più o meno simpatici. Diciamo più, meno simpatici. Meno simpatici. Meno... Lì, lì ci si deve adattare, ma già questo adattamento fa parte. Eh, diventa divertimento, diventa sfida eh, per questi ragazzini di 10, 8 e 4 anni e i loro amici che poi vengono anche a trovarli qualche, in qualche occasione. È eh, quasi come rivivere non so, quei cartoni animati no? De, che parlavano proprio di, di, di giungla o comunque sì, diciamo, sì, sì. di una situazione sì, sì. dove eh, eh, non ci sono molte comodità. No, alcuni, alcuni lettori del libro mi hanno appunto indicato che potrebbe essere una bella trama per un film eh, della Walt Disney, un film di animazione per ragazzi. In realtà appunto molte delle cose, lo dico all'inizio del libro, molte delle cose che raccontavo agli amici per spiegare un po' dove andavo, non sapendo dove in effetti stavo andando e, e per cui frutto di fantasia, in realtà poi erano reali, cioè diventavano cose vere, diventavano avventura pura. E Però c'è cioè, il, il volto positivo, no? il risvolto positivo, era comunque che si rafforzavano i, i rapporti, si univa la famiglia, eh, c'era maggiore sì, sì, sì. Eh, maggior tempo anche per stare insieme. No, eh, eh. Sì, in effetti accadevano cose che, un po' perché mio padre appunto Stava via di casa tutta la settimana, tornava a casa solo il weekend quando lavorava lì, in quei periodi. Eh, per cui, un po' per l'assenza di mio papà in casa. E, e, mentre lì, in un, in un, in un posto piccolo, eh, con rapporti frequenti e con questa dipendenza di noi ragazzi eh, verso l'esperienza del papà in laguna, eh, ecco, questo rapporto tra ragazzi e papà si esaltava. Ma anche poi l'infinita pazienza di mia mamma che doveva adattarsi a quell'ambiente. <ride> E stava ovviamente tutto il tempo a contatto con i ragazzi, eh, non c'era più il periodo di scuola, per cui il periodo delle vacanze. Ecco, il rapporto familiare lì si sì, eh, proprio diventa pura coesione, anche il rapporto tra eh, fratelli. Eh, è un libro dove ci sono molte relazioni umane, anche quando vengono a trovarci gli amici eh, si creano fortissime relazioni, fortissimi rapporti. Perché quanto tempo trascorrevate eh, nella Valle? Beh, sostanzialmente stavamo lì un paio di mesi, da i primi di luglio a fine agosto. Tornavate tonici, immagino con l'acqua fredda. Eh, sì, sì, diciamo, <ride> diciamo, tieni presente che si mangiava carne solo il giovedì sera e il venerdì, perché non avendo frigoriferi si andava in barca in una località che era la prima località che si trovava a terra, diciamo, che era a 40 minuti circa di barca e si comprava, la carne che doveva essere mangiata per forza eh, nei, nei due giorni sì. successivi. Per il resto solo pesce, pesce e, verdura, pesce e verdura. Che pescavamo noi. E che cucinavate come? Beh, eh, c'erano delle del bombole a gas, la cucina fatta, cucina molto, molto particolare perché oltre alle, al forno con il gas aveva delle taniche sopra dei lavabi che noi riempivamo ogni giorno di quest'acqua e che con un sistema di tubi di fatto diventavano acqua corrente per la cucina. Per il bagno invece acqua corrente non ce n'era, andavamo a secchi. Ah, bene. <ride> per cui, insomma, proprio un'avventura. Ecco. Un'avventura. Immaginavo, sai, di falò, no? Visto che già eravate in, eh, in beh, il, anche il fuoco era una delle possibilità. Qualche serata l'abbiamo fatta. C'era un grande camino, tra le altre cose, nel vecchio casone, quello di Loccato, che era intatto, grande, significa che attorno stavamo in circa in 30 persone sedute e questo cammino funzionava benissimo, per cui all'interno di questo cammino spesso cu cucinavamo il pesce, anche per diverse persone, la domenica arrivavano tante barche da, in giro per far tappa lì da noi, per cui si cu cucinavano chili e chili di pesce e quando non, invece non si cucinava il camino anche serviva per fare fuoco, per stare in allegria attorno a qualcosa. La sera era sempre un po' umido eh, comunque, uh -huh. anche se, se era estate. Eh, quindi hai conosciuto tante persone, vedevi passare tanti pescatori? Sì, tante persone che affluivano dalla laguna e, e anche tanti personaggi carismatici, quelli che non venivano sabato e domenica, quelli che vivevano di laguna dei pescatori People, facci degli esempi beh c'è un pescatore Giuseppe in veneziano Beppi mm -hmm. che, no, eh, che vogava lui si spostava solo a remi non aveva il motore e sfruttava la corrente cioè quando la corrente cioè l'acqua calava per cui usciva verso il mare la corrente da terra portava verso fuori lui veniva da terra abitava a, in una località dove andavamo a prendere la carne mm -hmm. e veniva vogando dal, dall'alba quando cominciava proprio lui stava alle ore eh, nelle <ride> quali cominciava a calare l'acqua e quando l'acqua cominciava a salire, salire era tornava, pronto a ripartire tornava, e il suo mestiere era pescare con le mani riconosceva i tane, i buchi delle tane sul fango e dal buco il peso del pesce per cui lui pescava e poi vendeva ai ristoranti in terraferma un genio insomma un genio che io ho talento. conosciuto uh, 40 anni fa e che già all'epoca aveva cioè nel senso adesso non c'è più ovviamente ma all'epoca faceva questa fatica di vogare per miglia a 70 anni mm -hmm. ed era una vita mia. che faceva quella cosa lì per cui un estremo conoscitore appunto di ogni buco che c'era in laguna. Poi la pesca comunque richiede pazienza, no? Ci sono diverse pesche, ci sono delle pesche che, per, le, per le quali serve molta pazienza, delle, delle pesche tradizionali, dei tipi di pesca tradizionali dove invece si è quasi a livello industriale, con le reti calate, tutta una serie di situazioni. C'è la pesca notturna con la fiocina che sembra di viaggiare dentro un acquario e vedere i pesci come si muovono, per cui è molto interattiva è molto vivace. E ci sono diversi tipi di pesca. Il, rom il romanzo si può leggere da due punti di vista, vero? O meglio, vengono presentati due punti di vista: quello dei genitori e quello dei ragazzi, dei figli. Sì, sì, ogni episodio ha come protagonista sicuramente. Il protagonista sicuramente i genitori e sicuramente i figli, i due punti di vista, anche perché queste strette relazioni insomma alla fine li creavano. No? Leggendolo si può entrare, poi ovviamente lo scrivo da genitore, avendo vissuto un'esperienza da figlio, per cui cercando, o meglio con il seno di poi, capendo quello che poi pensavano i, i miei genitori, e soprattutto capendo quanta fatica fa un genitore a. Tramandare ad insegnare la vita diciamo ai figli. Qual è la cosa che ti è rimasta dentro di quell'esperienza, di quelle vacanze nella valle? Allora, assolutamente eh, una, un, un, il rapporto con, uh, con i miei genitori, in particolare con mio papà, che poi negli anni si perde perché dopo da adolescente, da. Prima età adulta insomma, si perde, si critica, poi, quando si, diventa, si va verso l'età che porta alla pensione, alla saggezza, si rivaluta molto quello che eh, si è vissuto e quel periodo lì è un tesoro straordinario per quanto mi riguarda. L'altra cosa che mi porto dentro è aver conosciuto la laguna di Venezia, l'ambiente lagunare tipico. Straordinariamente sconosciuto quanto straordinariamente invece è conosciuta Venezia nel mondo. E un ambiente che è di un naturale pazzesco, insomma, è come descrivere un bosco, una montagna, insomma qualcosa di estremamente naturale, dove tutto ha un perché. Ogni cosa avviene perché aiuta qualcos'altro, o a vivere o a morire, cioè è il, proprio il ciclo della natura. Questo lì l'ho vissuto e me lo porterò sempre con me. Hai figli? Due figlie. Porteresti le tue figlie Belle in vacanza? Belle e simpatiche come te. <ride> Porteresti le tue figlie in vacanza nella valle? Allora, la più grande, che è scout e che ama la natura, sì, perché ha un grande spirito di adattamento. La seconda, invece, che è molto fashion, <ride> penso che non vivrebbe lì più di un'ora. Sì, non, non, ce la fa, non ce la fa, neanche con il supporto del papà. No, anche perché anche il papà forse adesso non vivrebbe più lì, <ride> così volentieri come vi eh, vissi all'epoca, però sono però andato a vedere: Però una cosa vederlo. positiva c'è, l'amplificazione dei rapporti, sì, 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 questo sì, questo sì. Beh, questo sì, da quel punto di vista forse sì, ecco. Recuperare... qualche giorno lo farei volentieri insieme ecco. qualche giorno non due mesi, no, due mesi. <ride> bene grazie Claudio Borghello, Bar e Nonna un romanzo che possiamo dire ci catapulta in, una, in un ambiente in una vacanza in una valle in un'isola eh, che forse non immaginiamo neanche di poter vivere o comunque che po eh, si possa vivere ed esistere diciamo. sicuramente è vero, sicuramente, quando me l'hai raccontato, almeno io è difficile, non è difficile pensare che possa esistere un posto. Ancora così. un posto così? L'isola c'è ancora. È ovviamente è disabitata, non c'è più nessuno. Ah. Nel senso non c'è più il guardiano, però l'isola c'è ancora, ancora. Dobbiamo andare a farci un salto, andiamo a controllare com'è la situazione. Che dici? <ride> Ci sono stato recentemente e devo dire che. Eh, so, ehm, un po' mi si è stretto il cuore vedere questo posto diroccato, non più mm. abitato. abitato, non più usato, diciamo perché abitato era una parola grande, grande. utilizzato, utilizzabile. Mm. Uno dei pensieri che ho fatto è anche quello di, di dire aiutiamo a, in qualche modo a, ri a, a ripopolarlo, cioè nel senso a farlo usare di nuovo, ma ormai è cosa difficile, anacronismo puro penso. Però tu l'hai custodito qui, quindi questo è un romanzo preziosissimo, Barenon, grazie a Claudio Borghello, grazie. Grazie a voi.